Abbiamo fatto in passato 5 tappe della Tirrenia Adriatico, siamo rimasti d'accordo poi con RCS, quindi con Mauro Vegni, che sarebbe stato importante far arrivare una tappa del Giro d'Italia. Mi hanno aiutato anche loro, preso in considerazione, quindi cercando di dare anche una mano dal punto di vista economico, quindi è stato per questo la scelta. È chiaro che la tappa del Giro d'Italia, anche se come partecipanti non è detto che siano più importanti o più della Tirrenia Adriatico, però è una manifestazione più seguita in tutto il mondo. È un dato oggettivo che questa tappa assume dei contenuti tecnici decisamente interessanti. Sì, per questo ci abbiamo studiato bene. Il fatto della salita, per esempio la Rassinata, questa l'aveva già trovata l'organizzazione del Giro, però l'Alpe di Poti nello Sterrato gliel'abbiamo trovato noi, così come il fatto di fare due passaggi ad Arezzo. Anche questo è importante perché dà modo agli sportivi, come ha detto anche prima Francesco, di poter arrivare anche un'ora prima, vedere un primo passaggio interessante che poi passeranno come la Tirreno Adriatico da qua sotto e poi andranno a fare la Rassinata, la Poti, e quindi arriveranno all'arrivo. Ecco, tecnicamente qualcuno ha detto qui non è da escludere che ci sia uno che può perderlo il Giro e non vincerlo, perché sicuramente la discesa di Poti può essere un bel trabocchetto. Ma ora teniamo conto che è l'ottava tappa, quindi in quel momento lì le grandi lotte ancora non ci sono. Io penso che potrebbe essere una tappa che potrebbe anche portare una maglia rosa, perché la possibilità ce l'hanno. Infatti anche quando abbiamo deciso di fare subito la discesa dello Scopetone ed arrivare direttamente all'arrivo, loro avrebbero voluto fare Stoppe d'Arca. Io gli ho consigliato di no, perché era un tragitto troppo lungo da in cima a Poti arrivare poi all'arrivo, perché se va via uno solo nella Sterro di Poti, in quella discesa abbastanza tecnica e stretta, ha la possibilità di arrivare solo. Non ho mai fatto niente di agonistico, ho adoperato la bicicletta da cittadino, quindi non ho un vero legame, però il Giro d'Italia Arezzo è un grande onore, sarà un grande divertimento. Io mi ricordo quando ero ragazzino che mia madre insegnava la Margaritone e mi portava a una finestra della Margaritone per vedere l'arrivo del Giro d'Italia su Via Crispi. Stavolta si arriva, come negli ultimi edizioni che sono passate da Arezzo, in Viale Giotto, e quindi l'assicurazione è che sarà una bella giornata. Sarà entusiasmante il saliscendi anche con gli sterrati in discesa da San Veriano, che credo sia una cosa incredibile, e poi un arrivo ad Arezzo che si presenterà nel miglior modo possibile. In ogni caso un ottimo spot, una bella cartolina per la città. Assolutamente, io ricordo senza tema di imbarazzo l'arrivo del Giro d'Italia in tappa a Firenze l'anno scorso, fu uno spettacolo pazzesco, e penso che quest'anno Arezzo possa fare altrettanto. È un grande veicolo per promuovere l'immagine della città, perlomeno in Italia. Indosserà la maglia rosa anche lei? Io in questo momento da primo cittadino ce l'ho già, vediamo di non se la fare strappare.